Diciamo che dopo 10 anni di fermo biologico c'era una necessità espressiva che era rimasta incompiuta. Questo ha fatto sì che i Dorian Gray abbiano riniziato con una nuova line-up, con un nuovo percorso artistico completamente differente da quello che sono stati negli anni 90, quindi una musica più, in qualche modo, meno sferragliante e più diretta al cuore. Anche una formazione in particolare in quattro, una line-up a quattro che non prevede l'utilizzo di basso e batterie, anche questo fa sì che in qualche modo questo discorso sia sempre più, come dire, vincolato a un marchio che sta diventando abbastanza personale. Non voglio sembrare autoreferenziale, però effettivamente mi rendo conto che è così. Allora noi stiamo lavorando su alcuni brani nuovi, abbiamo fatto uno spin-off del gruppo Dorian Gray che si chiama Golem in Love, che da un punto di vista estetico e anche artistico è, diciamo che è una specie di Dr. Jekyll o di Mr. Hyde, secondo come lo si vede. È un progetto complementare, il cui primo lavoro è l'uscita di un film che si chiama Berlin Junction, che uscirà prima settimana di maggio, credo, in cui appunto noi compariamo nella colonna sonora con un pezzo che si chiama Faking the Love, che è il primo brano in inglese dopo la cover di Prudence, in cui ci stiamo cimentando. Sound Invasion è un progetto che nasce dalla volontà di cercare altri canali espressivi, come il fatto che nei nostri ultimi due dischi Forse Sole ci odia, La pelle degli spiriti, cioè il fatto di accompagnare alla musica un altro piano narrativo, che in questo caso sono state le immagini e la graphic novel nella fattispecie. Sound Illusion nasce un po' da questo tipo di sensibilità, quindi ogni concerto diventa un atto unico, in ogni concerto c'è un disegnatore, noi abbiamo già fatto due, una a Roma e una a Milano, il primo con Francesco Ciampi in Arte Ausone, il secondo con Paolo Basilieri, ne faremo altri, ed è un format la cui bellezza è il fatto che è libero da vincoli, è libero da tematizzazioni, è improvvisato come devono essere le performance, è psichedelico, insomma è qualcosa che secondo me aggiunge ancora qualcosa in più al nostro percorso artistico. So che sai essere indicazione di fragilità, come se esistere fosse una goccia di infelicità. Allora mi sorprendi con l'anima del ciù, la maschera che indossi sarà come un artiglio. Raffia l'idea, il tempo che esiste tra adesso e per sempre, tra adesso e per sempre. So che sai fingere, riconoscere l'utilità, ragione per essere la parte falsa della verità. Allora tu pretendi che l'anima del cibo sia senza paradossi, fili quell'artiglio. Fiali l'idea del tempo che esiste adesso e per sempre, adesso e per sempre, adesso e per sempre. La scena in Italia, il movimento che c'è adesso in Italia dipende un po' troppo da certi magazine, secondo me il gusto non si è affrancato da un certo provincialismo che in Italia persiste ancora, nel senso che ogni volta che noi varchiamo la frontiera è per suonare o anche semplicemente per assistere a dei festival, cito fra tutti l'Eurosonic di Groningen,
ci rendiamo conto, così come personalmente mi rendo conto, che noi in Italia più che ascoltare subiamo la musica e abbiamo necessità di trasferire in altre cose. Non è un mistero che il mercato della musica dal vivo dipenda dal consumo di birra. E questo non è bello, insomma, e credo che da noi ci siano ancora da far passi, cioè c'è da recuperare in termini proprio di cultura, di utilizzo della cultura anche a fini di una riconversione di tipo, tra virgolette, industriale, cioè l'utilizzo della cultura come veicolo per migliorare il paese, insomma, visto che ne ha bisogno. Io credo che dopo un decennio di Maria De Filippi sarà difficile ricostruire queste cose. I nuovi gruppi possono dire, ci sono alcuni che mi piacciono molto, altri che mi lasciano un po' così, perché mi sembra che la sostanza, non voglio fare un discorso gerontocrate, che la sostanza sia un po' povera, ecco, ci sia più hype, più rumor, più marketing, ma se ti dovessi dire un gruppo che ormai non è neanche più tanto, diciamo, giovane, che secondo me ha fatto un percorso abbastanza personale, possono essere i Verdena, per altri versi Marta sui tubi, per altri versi ancora gli Zen Circus, oppure il guano Padano, però sono veramente pochi, veramente pochi. Grazie.